Amici di Valesina TV, dalle sale del centro operativo comunale in questi giorni di emergenza neve con il sindaco di Iesi Fabiano Belcecchi. Allora, come ha reagito e come sta reagendo Iesi alla situazione che si è determinata negli ultimi giorni? Ma nel complesso io credo che tutto sommato la situazione non è in condizioni, come dire, davvero gravi al momento. Nel senso che si è riusciti a risolvere una serie di criticità, di problemi che c'erano non solo nel centro urbano ma soprattutto per quello che riguarda le periferie e soprattutto in particolare quelle collinari. Siamo riusciti, come dire, a non lasciare nessuna famiglia, nessun nucleo familiare, nessuna casa in stato di abbandono, perlomeno, almeno nelle situazioni più difficili. C'è un problema che ancora va definitivamente risolto, che riguarda alcuni assi viari della nostra città per effetto dello scioglimento che c'è stata della neve e anche del fatto che numerosi mezzi sono stati impegnati nelle altre operazioni che erano più, come dire, più particolari. Per cui credo che gradualmente la situazione sta ritornando un po' alla normalità, anche se qui c'è sempre da fare queste affermazioni col beneficio inventario, tenendo conto che ci aspettiamo tra venerdì e sabato un'altra ondata quasi uguale a quella che ci abbiamo avuto qualche giorno fa. Ad oggi, mattinata di mercoledì 8 febbraio, quali restano i punti più critici da affrontare? Ma credo che i punti più critici più che altro riguardano, ecco, dicevo, alcuni assi viari della nostra città. Mi riferisco, penso al Viale della Vittoria, penso ad alcune altre vie che mantengono ancora un accumulo di neve che è un po' più complicato di qualche giorno fa riuscire a togliere, perché tra l'altro è anche gelato. Alcune situazioni si sono risolte, ora bisogna fare in maniera che quello che ha provocato quella situazione di difficoltà non si riproduca di nuovo, e mi riferisco in particolare, appunto, come dicevo anche prima, alle zone collinarie della nostra città dove ci sono accumuli di neve per qualche metro, un paio di metri in molti punti. E i mezzi, insomma, hanno finito, come dire, l'azione di apertura delle vie, delle strade e anche con i collegamenti con le case di campagna ieri sera intorno all'ora di cena. Per cui adesso stiamo monitorando la situazione in maniera tale che o il vento o ulteriori precipitazioni, se ripropongono lo stesso problema, bisogna rintervenire.